Grave incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 16 lungo la strada statale 424 nel comune di San Lorenzo in Campo, in località San Vito, poco dopo il confine con il territorio comunale di Pergola. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa diretta a Pergola si è scontrata frontalmente con un pesante camion da cantiere. Coinvolte nel terribile schianto 5 persone, compreso l'equipaggio dell'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori, uno dei feriti, pare uno dei sanitari all'interno dell'ambulanza, è stato rianimato sul posto ed una volta stabilizzato ne è stato disposto il trasporto con eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Un secondo elicottero è atterrato poco dopo sul luogo dell'incidente per trasportare un secondo ferito che avrebbe riportato gravi lesioni, mentre l'autista del TIR, che è rimasto ferito ad una spalla, è stato trasportato all'ospedale di Pesaro. Sul sito di Pergola informa Francesco Baldelli, il sindaco della città, ha voluto esprimere una preghiera affinché nessuna delle persone coinvolte possa perdere la vita e anche un ringraziamento rivolto a tutto il personale in divisa che sul posto ha dimostrato grande professionalità. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche la Polizia Municipale di Pergola ed i Carabinieri di San Lorenzo in Campo.